Hello. Ciao a tutti, siamo qua in diretta per parlare di ciò che noi ne pensiamo riguardo l'AIDS e i suoi effetti. Allora, bella domanda. Di che? Mi sono prontamente iscritto perché sono un gran bravo ragazzo. Tra l'altro questo è il mio quaderno di fisica. Un gran bell'uso ne faccio. Allora, iniziamo. Uno. Se pensi all'AIDS, lo valuti come un rischio vicino o lontano? In questo momento no, però è sempre in agguato. Beh, direi che personalmente lo valuto come un rischio piuttosto lontano, di sicuro non vicino, anche perché, diciamo, per il mio stile di vita non credo che abbia questa grande... il pericolo di contrarre malattie sessualmente trasmissibili. Personalmente lo valuto come un rischio lontano, anche diciamo considerati tutti i metodi contraccettivi che ci sono nella circolazione, penso che comunque anche loro siano d'accordo con me. Siamo qui con Beatrice per la seconda domanda. Vai Beatrice! 2. Che cosa potrebbe portare una persona della tua età a non usare il profilattico durante un rapporto sessuale? Ciò che porta una coppia a non usare il profilattico soprattutto è un momento di passione che fa sfuggire l'attenzione ad entrambi nell'uso del profilattico, ma anche il fatto di voler abbattere questo muro e di voler sentire maggiormente l'altra persona. Ah, sicuramente la passione e l'inesperienza e anche magari la poca attenzione che poni in quel momento perché sei super fomentato. Sì, ok, esatto. Quindi potremmo dire la leggerezza con cui magari vengono presi, la presunzione e a volte anche l'imbarazzo. Grazie ragazzi per questa risposta. Quali potrebbero essere le difficoltà per una ragazza o un ragazzo nel proporre di usare il profilattico al partner? Mancanza di fiducia nel proprio partner, nella sua fedeltà. Cosa consiglieresti a un amico o un'amica che ti racconta di avere un rapporto sessuale? Se un'amica dovesse avere un rapporto senza prendere le giuste precauzioni, cercherei di farle capire che comunque agito in modo sbagliato e nel caso in cui dovesse ricapitare, le consiglierei di fare un test. Che sei scema? Sei scema? Decisamente. Ok. Tutto parte da questo. Un bacio. Un bacio può scaturire un momento di passione, che può finire in un momento di completa intimità tra i partner e questo potrebbe la troppa passione e quindi potrebbe portare ad una mancanza di attenzione e a non pensare a dover usare qualcosa che ti protegge, il profilattico.